Dal 20 settembre arriva a Palazzo Strozzi a Firenze la grande mostra dedicata a uno dei maestri della pittura del XX secolo e alla sua influenza sugli artisti della sua epoca, Pablo Picasso. Sono 90 le opere esposte, di cui molte provenienti da Reina Sofia di Madrid, tra cui capolavori assoluti come Testa di donna, Il pittore e la modella o Il ritratto di Dora Maar. Divisa in 9 sezioni, la rassegna Picasso e la modernità spagnola è un vero viaggio nell'arte spagnola dal 1910 al 1963, un periodo travagliato dalla guerra civile e dalla dittatura di Franco, in cui Picasso fu la stella polare per tutti gli innovatori spagnoli, come Jean Miró, di cui si può ammirare Siruana e Figura e Uccello nella notte, o Salvador Dalí, presente nell'esposizione fiorentina con l'Arlecchino. È una mostra che vuole ripensare, rincontrare, ritrovare tutte queste esperienze spagnole della modernità. E abbiamo pensato di come mostrare Picasso a Firenze e come ripensare Picasso nell'anno 2014, come fare capire che Picasso è un artista che ama la diversità e mostrare le cose che sono mai mostrate prima. La mostra ripercorre le sfaccettature della personalità di Picasso, il legame imprescindibile tra la sua vita e le sue opere e le poetiche dominanti, dalla relazione tra arte e natura all'indagine sulla condizione psichica dell'artista, simboleggiata dalla figura del Minotauro, ma anche il suo impegno nella tragedia storica, l'emergere del mostro dal volto umano, la metafora sul desiderio erotico come fonte privilegiata della creazione. Tra le sezioni della mostra, che resterà aperta fino al 25 gennaio del prossimo anno, straordinaria la sala dedicata ai lavori preparatori di Guernica, mai esposti in numero così elevato fuori dalla Spagna, disegni che illustrano il processo della creazione artistica, in cui vediamo prendere forma la donna che piange o la figura del cavallo agonizzante o la madre che tiene tra le braccia il figlio morto. Una grande esposizione che si propone come uno degli eventi culturali più importanti dell'autunno in Toscana. Beh, innanzitutto rappresenta uno sguardo sulla modernità, appunto, e sull'Europa, consentendoci di apprezzare un artista importantissimo, molto noto, molto amato in tutta Europa, amato molto anche dal pubblico giovane. E quindi la Fondazione Palazzo Strozzi quest'anno ci ha portato dal manierismo toscano all'Europa e a Picasso in un salto veramente di tempi, di spazi molto interessante. Yeah.